Io riassumo le puntate precedenti molto rapidamente, ma è fondamentale. Riassumo dalla prima, ovviamente andando questa volta a dare delle definizioni strette. Come abbiamo detto nella prima puntata, abbiamo visto che l'armonia non faceva parte del mondo della musica, non è un termine musicale, e peraltro è palesemente non è un termine musicale, l'abbiamo detto, è il verbo da cui deriva, è il verbo che indica la composizione dei falegnami, come il falegname costruisce i mobili, tra l'altro è un verbo che attinge al tatto, quindi siamo lontanissimi dall'udito. Comunque, quello che a noi interessa ricordare è sempre il fatto che l'armonia è un principio filosofico, per cui anche quando si perderanno le radici di questa parola, quindi l'effetto etimologico in qualche modo svanirà nel corso della storia, in realtà per tutti i musicisti rimarrà, e lo potete leggere praticamente in quasi tutte le biografie musicali, questo principio etico che in qualche modo il musicista e in genere poi l'artista, i romantici ovviamente lo modificheranno, adesso non possiamo qui fare una storia ovviamente di questa modificazione dell'etica all'interno della storia appunto delle arti. Comunque rimarrà come una sorta di sottofondo, come comunque un fil rouge che verrà attivato. Ma andando ad una definizione finalmente musicale e prendendo come punto di riferimento una sezione della storia della musica, quindi quella settecentesca, in effetti tutt'oggi nei conservatori quando si fa l'armonia del Settecento. Io vorrei precisare. Quindi in realtà il modello di riferimento sostanzialmente sono Haydn, Mozart e il primo Beethoven, o Rossini se preferite, se guardiamo all'Italia. Ecco. Ma non si prendono in considerazione, ecco, Handel raramente, ovviamente Bach, ma non si prendono in considerazione né coloro che vengono prima né coloro che vengono dopo, quindi non studiamo né Zarlino né Gaffurio e non studiamo neanche quello che succede dopo. Per noi c'è un modello che non a caso viene definito classico e questo modello classico è sostanzialmente a grandi linee la musica composta tra il 1750, cioè l'anno della morte di Bach, e io uso come altro termine il 1805, che è l'anno in cui Beethoven scrive il famosissimo Testamento di Heiligenstadt. A questa lunga lettera scritta al fratello in cui lui racconta, insomma, esprime la sua estetica, eccetera, eccetera. Quello lì possono essere questi due estremi. Nel mezzo succede di tutto, come sapete, dal 1750 e 1805 in Europa, possiamo solo scegliere cosa accade, compreso una rivoluzione, un imperatore, varie guerre, eccetera, eccetera. È interessante osservare che naturalmente cambia tutto. Per esempio, non so, in matematica appaiono figure come quelle di Gauss, per citare, cioè sono proprio i momenti in cui l'Europa in qualche modo si trasforma e si trasforma in maniera radicale. Non possiamo qui stare, è interessantissimo questo passaggio dal punto di vista della storia della parola armonia, ma a noi ci interessa soltanto dare una definizione standard. E quindi la definizione standard rispetto alla musica del Settecento e che comunque tutt'oggi viene adottata in tutti i conservatori del pianeta è che l'armonia è l'arte di combinare i suoni nel contesto tonale. E ribadisco, non c'è armonia per noi, ovviamente, al di fuori del contesto tonale. Contesto tonale così come si è consolidato nell'ambito del temperamento equabile. Amen. Il che tradotto in altri termini vuol dire semplicemente che noi consideriamo l'armonia una tecnica, quindi abbiamo perso come dire, tutti gli elementi filosofico-scientifici che in realtà sono dentro la parola e che ritornano in realtà quando poi la studiamo, ma diciamo, la consideriamo anche proprio come una tecnica combinatoria, una delle tecniche combinatorie che vanno poi a costituire l'arte del comporre, che per l'appunto vuol dire mettere insieme i pezzi. Ovviamente facendo una serie di accorgimenti convenzionali, per esempio il temperamento equabile, cioè l'aver deciso che l'accordatura degli strumenti è di un certo tipo, che gli intervalli sono di un certo tipo e basta, non se ne discute più, il che non è vero. Io vi posso solo rimandare al bellissimo libro di Isakov sul che proprio si chiama Il temperamento, e scoprite che tutt'oggi nessuno è d'accordo, cioè che nonostante tutto il disaccordo sul temperamento continua. E che tra l'altro il problema riguarda sostanzialmente chi suona questo tipo di strumenti, perché tutti gli altri del temperamento equabile ovviamente spesso si disinteressano in maniera ovviamente giusta, quindi non stiamo qui a riaprire il capitolo, ma a noi interessa soltanto dire che esiste una definizione,
che è quella che qui troviamo, molto stretta ma utile almeno per capirci. Il ritmo, l'abbiamo visto già nelle puntate precedenti, è sostanzialmente una presa di coscienza, cioè si assume la consapevolezza che esistono cicli di diversa lunghezza e tipologia, che sono i cicli circadiani, che sono quelli fisiologici, che sono quelli astrologici, astronomici, non ci interessa, tutti i cicli che possiamo immaginare, adesso siamo a primavera, quindi siamo a metà di un altro ciclo, come ben sapete, non è importante, il fatto è che comunque la mimesi di questi cicli è stata trasportata proprio per intero, non solo dentro la musica, ma per esempio dentro l'architettura. Si parla di ritmo armonico anche in architettura, si parla di ritmo armonico in quasi tutte le scienze che hanno a che vedere comunque anche con la raffigurazione, tanto su due dimensioni quanto su tre dimensioni. Anche le statue hanno un ritmo armonico. Adesso, ovviamente, l'idea è che a un certo punto ci sia il modo di ricondurre sempre qualche cosa a un punto di partenza che è ovviamente l'inizio del ciclo e poi ci riporta lì. Quanto sono lunghi i cicli è assolutamente indifferente. Io vorrei anche sottolineare un altro elemento: il fatto che all'interno di questi cicli ci siano sequenze ordinate o disordinate dal punto di vista ritmico è assolutamente non importante. Anzi, ci sono, per esempio nel free jazz, esempi perfetti di ciclicità delle strutture all'interno dei quali ovviamente gli improvvisatori hanno improvvisato più o meno liberamente, quindi con esiti più o meno disordinati. L'ordine all'interno del ciclo non l'ha previsto nessuno, e neanche la dimensione. La cosa che di solito fa un musicista a un certo punto è scomporre i cicli. Si comporta un po' come un orologiaio, perché è chiaro che una cosa è avere a che fare con il continuo di una circonferenza e trattarlo in musica è molto complicato, un'altra cosa se io comincio a dividerla in settori, quindi come per esempio si fa con le suite, si fa con i poemi sinfonici, si fa con diverse strutture formali che vedremo, e un'altra cosa invece è avere a che fare con qualcosa che non ha fine. Provate a immaginare un lungo poema sinfonico, lungo, molto lungo, che non ha interruzione. Ancora nessuno l'ha composto. Anche le grandi sinfonie di Mahler, quelle come la terza, no? Che superano l'ora, eccetera, eccetera, sono divise comunque in movimenti. Anche quando le sinfonie sono cicliche, penso a Franck, cioè che quindi si ritorna programmaticamente al punto di partenza, sono divise in movimenti, perché poi trattare il continuo è complicato. Il primo pezzo che io ricordi che ha un tentativo di trattare il continuo, in realtà è un pezzo relativamente recente, adesso la data di composizione esatta non la ricordo, ma siamo negli anni 60, ed è di Terry Riley e si chiama in italiano In Do, in inglese In Si, ovviamente, ed è un tentativo del fatto che finché qualcuno può continuare a suonarlo, il pezzo continua ovviamente a girare. Credo che la prima esecuzione sia durata 24 ore con i pianisti che si alternavano continuamente, ma teoricamente finché ho pianisti che si alternano, io il pezzo posso continuare a eseguirlo. Ovviamente teoricamente, cioè, è chiaro, e non va eseguito con le macchine. Beh, ovviamente se ho le macchine il problema non si pone. D'altronde dovete pensare che la musica automatica è uno dei sogni dell'umanità dai tempi in cui si è cominciato a parlare di automi, quindi almeno da Aristotele. Ci sono degli esempi bellissimi di macchine sonore automatiche già, per esempio, nel trattato di Kircher, quindi a metà del 600, quindi l'idea che in realtà poi si sia arrivati a una musica automatica anche grazie ai computer è, come dire, la conseguenza, no, di un pensiero lungo, e quindi chiaramente i cicli possono diventare molto lunghi all'interno delle macchine, visto che non c'è un esecutore che li deve utilizzare. Il problema resta l'ascoltatore. Perché chiaramente io non credo che nessuno sia rimasto 24 ore a ascoltare i pianisti che si alternavano a eseguire sempre la stessa sequenza. Credo che siano che l'ascoltatore a un certo punto abbia signorilmente, con molto garbo, con molta cortesia, abbandonato la sala. Un caso inverso interessantissimo è il famosissimo 4:33 di Cage, perché quello addirittura rimanda a te stesso e ai tuoi cicli. Il musicista non suona, come tutti voi sapete, o all'orchestra, non so, cioè nelle varie varianti, e ovviamente Cage vi invita ad ascoltare il vostro silenzio, e lì si apre un mondo completamente diverso. Ora, il ritmo, l'abbiamo già detto, non è la metrica. La metrica è esattamente la stessa cosa che la metrica nella prosodia, ovviamente. Quindi la metrica è sostanzialmente una sequenza di accenti tonici
e di sillabe, come ben sapete, di lunghezza diversa, e questo vuol dire anche musica, cioè di accenti più o meno marcati e ovviamente di note più o meno lunghe nella loro durata. Ora, è invalso l'uso, diciamo, dal 600 in poi, di organizzare la metrica musicale secondo quelle frazioni che vedete, no? Ce ne sono poi tante altre, ovviamente, che permette praticamente di sapere a priori come vengono stabiliti i metri, ma questo è esattamente come nella metrica classica, cioè uno sa che cos'è un giambo e quindi sa già di che cosa, sa cos'è un dattilo e sa di che cosa sta parlando, altrimenti diciamo che c'è l'idea è esattamente la stessa. Le frazioni ci dicono semplicemente come è diviso l'intero e la cosa finisce lì. La cosa che voglio invitarvi subito a fare è a dimenticarvi l'importanza delle stanghette, quello è un fattore visivo. Dal punto di vista della distribuzione ritmica e quindi di quanto è lungo il ciclo e di come sono distribuiti gli accenti, le stanghette non hanno nessun valore. Le stanghette di separazione delle battute sono diventate molto importanti al momento in cui ovviamente si è dovuto suonare con molte persone insieme. E quindi sono diventate una specie di sistema di orientamento. È chiaro che se io adesso esagero, ma stiamo facendo Parsifal, cioè siamo alla battuta 487, capite bene che se io devo dire a qualcuno riprendiamo dalla battuta 487, altrimenti sarebbe difficilissimo dire riprendiamo dalla nota numero 10.414 e tutti cominciamo a contare le note sperando di arrivare alla nota 10.414, capite da soli che insomma... Quando abbiamo a che fare con delle strutture complesse in cui si richiede tra l'altro il coordinamento di molte persone, quelle stanghette hanno un valore, ma dal punto di vista compositivo hanno valore zero. Tant'è che per esempio uno degli stilemi mozartiani era proprio quello di ignorare le stanghette. Una delle cose che hanno reso grande e inarrivabile Mozart era il suo modo di spostare continuamente gli accenti ignorando per l'appunto le separazioni tra battute. Arriviamo a una definizione anche di melodia, così le abbiamo messe insieme praticamente tutte. La melodia è una sequenza di suoni diversi, ovviamente sempre organizzata nel contesto del sistema tonale, per quanto ci riguarda, ovviamente, secondo alcune regole di buona combinazione. Queste regole nel sistema tonale sono molto semplici perché ci dicono che io posso mettere in sequenza soltanto intervalli che considero consonanti. E qui io non apro il dibattito sulla consonanza e la dissonanza, lo evitiamo subito. Il problema è semplicemente questo, che in realtà nella prassi, e noi ce lo scordiamo perché siamo abituati poco a pensare alla musica vocale, il vero problema è la difficoltà di intonare certi intervalli con la voce. Facciamo un esempio. Questo è relativamente facile. L'ottava è relativamente facile, diventa difficile questo. La settima maggiore. Capite bene che in questo è rimasto dissonante, non c'è verso. Questo intervallo è rimasto dissonante dal punto di vista melodico, non è così dal punto di vista armonico. Questo è un accordo di settima e di quarta specie che si utilizza normalmente nell'armonia tonale, ma questo fin dal 600. Quindi le dissonanze melodiche sono in qualche modo legate al problema di come si canta un intervallo. Facciamo un altro esempio. Quarta eccedente o quinta diminuita, a seconda di come lo vediamo. Capite bene che se io devo intonare questo intervallo non è facile. Tanto più se canto in coro. Perché poi c'è qualcun altro che sta intonando un altro intervallo contemporaneamente a me e se io ne devo intonare uno difficile, sbatto fuori tutti, ci arrivate da soli. Quindi è chiaro che è stata fatta una sorta di media, no? E si è deciso che quelli che erano più o meno facili da intonare si potevano usare, quelli molto difficili da intonare si usavano molto raramente, ma questo per ovvie banalissime ragioni molto pratiche e molto concrete, soprattutto da quando poi il cantare in coro è diventato così importante. Se canto da solo il problema non si pone, dipende solo da me. Intanto abbiamo visto esempi di cantanti straordinari che fanno delle cose con la voce veramente eccellenti, ma è chiaro che se canto in coro, così come se suono in gruppo, le cose cambiano molto. Cambiano in maniera radicale. Tutti dobbiamo essere d'accordo su qual è il sistema di riferimento, qual è il diapason,
come intono gli intervalli e ovviamente poi essere tutti d'accordo nell'intonare giustamente sia la parte melodica che la parte armonica. Non è facile. Questo chiunque canta in coro ha scoperto che non è facilissimo. Ovviamente la melodia esiste anche al di fuori del sistema tonale. No, non c'è praticamente tipo di musica che non abbia delle melodie. Ovviamente a noi non interessa al di fuori del sistema tonale perché prende delle strade completamente diverse. Nell'Occidente sostanzialmente, ormai dal 500 in poi, questo è il nostro punto di riferimento e anche appunto per restringere il campo noi continuiamo a non guardare al di fuori di questo sistema, pur sapendo che per esempio già i sistemi modali permettono costruzioni di melodie diverse, che già alla fine dell'Ottocento, vi faccio un esempio banale, si usavano scale come questa, che è la famosa scala esatonale usata da Debussy, che ovviamente non permette più di seguire questo tipo di regole di buona formazione. Messiaen userà scale ottofoniche, quindi ancora diverse da queste. Ovviamente ci sono più eccezioni che regole, anzi, per essere esatti, in musica non ci sono regole, ma solo istruzioni. Le regole prevedono, sono molto forti, sono stringenti le regole, ci dicono o fai così o non fai così. In musica, ad esempio, potresti fare così, però poi in certe condizioni sarebbe meglio fare così e in certe altre condizioni, questo perché è sostanzialmente un'arte concreta. Ribadisco, è l'arte del falegname, è del mettere insieme i pezzi, quindi anche a seconda dei pezzi che ho a disposizione ovviamente poi dovrò combinarli nella maniera più acconcia. Tutto questo si realizza attraverso questo strumento che, come tutti voi sapete, il pentagramma, in questo caso con una delle chiavi, la chiave di sol o chiave di violino. Il pentagramma è uno strumento straordinario. Devo dire che è stata un'intuizione quella di Guido Monaco, che peraltro non è l'inventore del pentagramma, ma del tetragramma, ma insomma adesso ci arriveremo, è stata un'invenzione straordinaria, ma in realtà è il frutto proprio, vede, di questi collegamenti con le scienze. In realtà il pentagramma è una derivazione euclidea e vi faccio vedere come. Il pentagramma è sostanzialmente quello che oggi noi chiamiamo un sistema coordinato di assi cartesiani. È esattamente la stessa cosa, non c'è, in realtà, se noi mettessimo in funzione in un pentagramma, e lo vedete già guardando la partitura che vi ho dato, cioè cominciassimo a tirare tutte le linee che ci sono, per esempio le linee degli ottavi, delle semiminime, eccetera, vi accorgerete che quello che otteniamo è un foglio di carta millimetrata. La struttura è esattamente la stessa, l'origine degli assi viene determinata dalla chiave. In questo caso la chiave di sol ci dice che il ricciolo, lo vedete il ricciolo, questo ricciolo ci dice che quello è il rigo dove sta il sol e quindi è come se fosse lo zero ovviamente degli assi cartesiani. Tutto il resto è semplicissimo, lungo l'asse delle X corre il tempo, cioè la melodia, che è una sequenza nel tempo di note, lungo l'asse delle Y corrono le altezze, cioè le note, la diversa altezza delle note. La chiave è fondamentale per dirci a che altezza siamo, cioè è il punto di riferimento. Quindi in realtà le due strutture sono talmente integrate che oggi quasi tutti i programmi di composizione musicale non usano più il pentagramma, ma usano il piano roll, si chiama piano roll, in realtà usano i fogli di carta millimetrata, che è, ovviamente per chi non sa la musica è molto più facile mettere le caselline, no? E ceccare le caselline in questo modo che non apparentemente scrivere le note. In realtà sarebbe molto più facile imparare a scrivere le note. Il risultato è lo stesso. In realtà la questione diventa più semplice se pensate che in fondo l'intuizione di Cartesio, cioè quella di unire algebra e geometria, risponde alla stessa esigenza che ha la musica, cioè di mettere in movimento qualcosa che in realtà io fermo su un foglio. Io in realtà quando segno una melodia e la vedete sempre nel foglio, guardate la mano destra del foglio, voi in realtà non c'è niente di stabile lì. Quella è una melodia che si sviluppa nel tempo, in realtà è dinamico, è già meccanica per dirla in termini fisici. È chiaro che quindi l'intuizione di Guido d'Arezzo risale proprio all'idea che
Dietro a tutto questo c'è sempre ovviamente la geometria, che è la scienza chiave per poter ovviamente mappare qualsiasi cosa, altezze e tempo compresi. Quindi in realtà io potrei scrivere la musica, e oggi si fa in maniera standard, usando semplicemente questo tipo di sistema, lasciando sull'asse delle Y le altezze e ovviamente sull'asse delle X lo spostamento nel tempo con le durate. Quindi due caselle valgono X secondi, tre caselle valgono X secondi più un altro pezzetto, mezza casella vale meno. E in realtà potrei unire tutti questi punti e scoprire quello che noi facciamo normalmente in analisi, cioè il profilo delle melodie. L'altra regola di buona formazione delle melodie, per l'appunto, è una regola che ci dice che se una melodia va per un po' verso l'alto, poi dovrà tornare verso il basso, e se va per un po' verso il basso, poi dovrà tornare verso l'alto. Fine della regola di buona formazione. Quindi, come vedete, siamo di fronte proprio a qualcosa di estremamente semplice da un certo punto di vista, che dietro ha invece un'elaborazione molto complessa. Elaborazione che dobbiamo a questo signore qui, questo è Guido Monaco, Guido d'Arezzo, scegliete come chiamarlo, o anche Guido da Pomposa, insomma lui, e ovviamente a lui si deve l'intuizione molto pratica, il suo problema era far cantare tutti insieme sempre le stesse cose, molto pratica di come risolvere il problema della cosiddetta notazione adiastematica, cioè dove non erano fissati chiaramente gli intervalli. Capite bene che se io vado, per così dire, a spanne, continuo ad andare a spanne, cioè la volta dopo non sono proprio sicuro che l'antifona che sto cantando è esattamente uguale alla volta successiva. È un po' come quando io cerco di ricordarmi a memoria un testo, no? Succede spesso che nel ricordarmi a memoria può darsi che a un certo punto il testo cambi una parola, poi ne cambi un'altra, poi a un certo punto, insomma, vederlo scritto è un'altra questione. Lui tra l'altro farà un'operazione che conoscete tutti, ve la cito perché è importante, perché naturalmente darà i nomi all'esacordo, ovviamente come vedete questo è il famosissimo inno a San Giovanni Battista scritto da Paolo Diacono, con ovviamente la scelta tipicamente, devo dire, come vedete, la struttura è veramente logico-medievale, quindi si scelgono le prime sillabe delle parole e alla fine si fa anche un'operazione però come di aggiustamento, perché alla fine non c'è stava, suonava male, si è preferito prendere la S e la I di San Giovanni, Santi Johannes, e quindi si è preferito fare in questo modo. Per avere poi addirittura le cose cambieranno ancora, perché in realtà questo che noi diamo per scontato non è stato scontato per nulla. I nomi delle note verranno adottati finalmente in Occidente in questo modo solo nel 600. Guido d'Arezzo muore intorno al 1033. Quindi l'accordo non si trova, e l'accordo sarà lungo perché ci sono tutta una serie di problemi che adesso non trattiamo. Questa è la strafamosa mano guidoniana, strafamosa per i musicisti, perdonate, mano guidoniana, che vi dimostra era un modo che lui suggeriva ai cantori per ricordarsi gli intervalli in maniera da avere come riferimento che cosa? La mano. Sulla mano sono segnati gli intervalli e tu potevi ovviamente avere un riferimento molto pratico. Questo per farvi capire che il problema era eminentemente, adesso lo stiamo, a noi non interessa ovviamente come funzionava, ma era in realtà, dovevamo risolvere un problema molto concreto, cioè non dovevamo risolvere un grosso problema teorico. L'importante è ricordarsi due cose: intanto che il pentagramma, cioè quello che noi conosciamo, è un'invenzione tarda, cioè tra Ugolino da Orvieto, che è l'inventore del pentagramma, e il nostro Guido d'Arezzo corrono parecchi anni, perché Ugolino da Orvieto nasce qui vicino, cioè a Forlì, nel 1380. Quindi in realtà si andrà avanti per almeno tre secoli a colpi di tetragramma, che piaceva di più. C'è il numero 4. Guido d'Arezzo è un agostiniano, quindi sicuramente con una forte cultura neoplatonica alle spalle, il tetragramma gli suonava meglio, sicuramente, che non il pentagramma. Era già stato un problema, il quinto solido platonico è sempre un problema, è una lunga storia, ma non stiamo a tirarla fuori. Comunque a un certo punto ci si rende conto che non basta.
E quindi Ugolino da Orvieto ci aggiunge anche il quinto rigo. In realtà non sarà così semplice manco per nulla, perché se andate a prendere per esempio le partiture originali delle toccate di Frescobaldi, vi accorgerete che non c'è interruzione. Tutta la pagina è piena di righe, è un foglio di carta millimetrata solo con le righe orizzontali, e le chiavi sono una attaccata all'altra, per cui leggerle è veramente complicato, no? Quindi, perché naturalmente l'accordo arriva tardi, come vi dicevo prima, anche nei nomi, per esempio sarà soltanto Giovan Battista Doni a introdurre Do al posto di Ut, ma i francesi non l'hanno mai accettato, per cui tutt'oggi in Francia si usa Ut. Quindi, come vedete, nonostante tutto la battaglia continua, e vorrei farvi solo un esempio, la legge che stabilisce per l'Italia l'altezza del diapason è del 1989, quindi è una legge promulgata da non mi ricordo quale governo esattamente, ma che ha avuto un iter parlamentare piuttosto complesso, che trovate tutto descritto su internet tra l'altro, e io sono sempre stupefatto del fatto che abbiano discusso in Senato per 4-5 mesi di altezze dei suoni, anche con competenza, devo dire, piuttosto avanzata. Quindi non faccio un po' fatica a immaginarli, ma ci sono. In realtà, sostanzialmente, quindi, leggere la nota è porre dei valori che hanno una durata nel tempo e hanno un'altezza. Questo è leggere la musica. A noi ci viene insegnato, attraverso una prassi che si chiama solfeggio, a fare esattamente questo. E i movimenti delle mani che si fanno nel solfeggio non sono casuali, ovviamente, ma sono per esempio gli stessi movimenti che poi il musicista in orchestra vedrà fare dal direttore d'orchestra. Quindi c'è, come dire, tutto un legame, no, tra le cose, che si passa da un apprendimento che sembrerebbe meccanico, in realtà è un apprendimento che serve a formare il musicista professionista. Nel gesto, io vorrei farvi vedere il gesto del 4/4, 1, 2, adesso lo amplifico, 3, 4, come vedete io già seziono un'ipotetica circonferenza, no, individuando ovviamente i due diametri, no, e quindi già questo stabilisce in qualche modo una geometria. Chi mi guarda, cioè il professore d'orchestra, sa già cosa sto facendo, io gli dico qual è l'unità di misura e chiaramente suddivide a sua volta, senza bisogno che io suddivida il movimento. Se sto andando in 3/4, guardate, uno si va di qua per evitare di confonderlo ovviamente con la divisione pari, 2 e 3, e tutti capiscono perfettamente che cosa sta succedendo. Poi si potrà suddividere, ma come vedete sono sempre suddivisioni nello spazio, cioè c'è uno spazio che viene reso dinamico dal mio movimento, ma io sto facendo della geometria. Cioè, i miei gesti sono puramente geometrici, qualunque sia l'andamento che sto seguendo. Le cose sono complicate con i ritmi dispari, adesso non entriamo, ma qualunque suddivisione è semplicemente una suddivisione, tra l'altro, che parte da un principio. La mano del direttore d'orchestra cade su un livello, una linea immaginaria, che non a caso si chiama piano di battuta, che quindi ci dà proprio l'idea che c'è un oggetto geometrico chiamato piano su cui io vado ovviamente a finire, e deve essere visibile a tutti, perché se il piano di battuta è qua sotto, il povero professore d'orchestra ovviamente comincia ad andarlo a cercare. Che poi voi questi movimenti non li vediate in concerto, perché quando si arriva in concerto ormai non ce n'è più bisogno, poi le orchestre sono super professioniste, quindi ormai non è che hanno bisogno di vedere proprio tutte le suddivisioni, ma supponendo che voi assistiate per esempio a una prova di un'orchestra giovanile, è come se le vedete esattamente tutto estremamente suddiviso. Questo accade ancora di più nel caso in cui ovviamente ci siano forti elementi ritmici. E quindi siamo arrivati finalmente alla parola di oggi, che è forma. Io ho cercato di dare una definizione di forma, che come sapete è una parola così importante nella storia della cultura occidentale che ovviamente non potevo neanche prenderla in considerazione, di forma ovviamente all'interno di questo contesto, cioè un contesto compositivo. Quindi, intanto, la forma in musica è il risultato delle combinazioni di diverse componenti compositive, cioè armonia, melodia e metrica. Il ritmo finisce per inglobare tutto questo. In realtà il musicista, come vedete dal secondo punto, utilizza sia una progettazione formale ampia,
un po' come fa l'architetto, no? Immagina la dimensione completa del suo edificio, sia ovviamente una progettazione formale minima, inventando o stabilendo o decidendo in qualsiasi modo quali sono gli elementi compositivi minimi. In questo senso veramente il legame tra musica e architettura è palese, è evidente. Vorrei ricordarvi che nel libro di Vitruvio c'è un intero capitolo dedicato alla musica e in tutti i libri di architettura per secoli c'è sempre stato un intero capitolo dedicato alla musica, perché il rapporto tra le due arti è, come dire, è soltanto un modo di vedere la stessa cosa. Soltanto due modi, con due esiti ovviamente diversi, di vedere esattamente la stessa cosa. È importante che capiate quindi che ci saranno forme molto grandi, la sinfonia per esempio, forme un po' più piccole, l'allegro di sonata, cioè come è costruito il primo movimento di una sinfonia o di una sonata, e forme molto più piccole, che ovviamente saranno per esempio quelli che vengono chiamati in termini tecnici motivi o incisi, cioè quegli incipit dai quali poi il compositore ovviamente, come dire, sviluppa l'intero materiale. In fondo diciamo che è un po' come giocare con l'ego, per spiegarci, e non c'è molta distanza tra giocare con l'ego e comporre un pezzo. Naturalmente, ancora una volta, si può giocare benissimo con l'ego e non essere in grado di montare delle case perfette, e c'è chi invece con l'ego riesce a fare dei capolavori. Quindi ancora una volta, poi dopo, come dire, le competenze non sempre hanno riscontro nel talento. Io vorrei insisto su questo tema, e non è un caso che infatti l'esempio che traiamo l'abbiamo preso da Robert Schumann, che tutti voi sapete chi è, ovviamente. Questo devo dire è un bel ritratto del 39 che rende giustizia anche al povero Schumann. Abbiamo preso Schumann perché forse è il musicista che, nonostante viva già nella fase post-armonica, in qualche modo nella fase successiva della storia della musica occidentale, successiva a quella classica, in realtà è più ancorato proprio alla scrittura classica nel senso più importante del termine. E faccio una premessa, c'è nell'aneddotica musicale, che è spesso dovuta al fatto che la musica, essendo un'arte legata agli uomini e non alle opere, la musica è la musica dei musicisti. Quindi quando poi il potere scrive la storia della musica, scrive la storia delle biografie dei musicisti, non delle opere, perché le opere non ci sono. Anzi, devo dire che nella maggior parte dei casi i potenti non sono mai andati a teatro. Non è comune il caso di un potente che va a teatro o che conosce la musica. Anzi, la musica molto spesso è un'arte popolare più che... Quindi in realtà si è scritta una storia della musica molto particolare, in cui per esempio... caso tipico proprio l'identitarismo nazista, che ha utilizzato i poveri Bach, Beethoven e Brahms con la famosa storia delle 3B, inventando delle biografie che non sono mai esistite per costruire in realtà un'identità culturale. È più difficile farlo con un pittore, perché abbiamo a che fare con le opere. Io le vedo le opere. E invece una partitura è un oggetto abbastanza labile, no? Tra l'altro muore al momento in cui viene finita di essere eseguita. Quindi, poi è vero che ci sono stati troppi tentativi di censura nel Novecento, ma questa è una storia più complicata. Sottolineo questo per dire che in realtà non c'è stata nessuna frattura. Per esempio, non è vero che Bach è stato dimenticato, non è neanche vero che Mendelssohn ha riscoperto Bach, e cito Mendelssohn perché ha una parte della storia di Schumann. Quindi in realtà il modello a cui si riferisce Schumann e che noi vedremo nella partitura che vi ho dato è proprio Bach, che tutti conoscono, tutti hanno studiato Bach, tutti. Morto Bach era già una leggenda, lo conoscevano tutti. E in particolare il clavicembalo ben temperato era la base di chiunque avesse voluto suonare qualsiasi strumento a tastiera. E tutti i compositori conoscevano il clavicembalo ben temperato. Il pezzo che avete tra le mani in realtà è... una filiazione di alcuni dei preludi del clavicembalo, in particolare sia del primo che del secondo, dal primo volume, sia di quello in fa minore dal secondo volume, che è praticamente scritto allo stesso modo, ovviamente con un'estensione maggiore, ma così vi fa già capire che quello che avete tra le mani, che sembrerebbe un pezzettino, come dire, semplice, in realtà dietro ha intanto una storia importante. Quando compone, questo è il primo dei brani dell'album per la gioventù,
In realtà questo è un daguerrotipo del 1850, l'album per la gioventù viene scritto nel 48, in realtà Schumann è così. Diciamo che c'è una certa differenza tra questo ritratto del 39 e questo daguerrotipo del, che tra l'altro ha questi terrificanti fiori, che insomma non è proprio pieno di salute, ecco, mettiamola così. Sappiamo insomma la storia, la vicenda tragica di Schumann. A noi comunque interessa questo album, che è il famosissimo album per la gioventù, opera 68, dove Schumann scrive 43 pezzi che non sono facili manco per nulla, sì, sono facili in un senso che vedremo, e ovviamente sono create molte leggende a proposito di quest'album, ma a noi non interessa. L'unica cosa che sappiamo è da una lettera che lui scrive a Clara, quindi abbiamo almeno una sua testimonianza diretta, lui le scrive: queste cose ti stupiranno perché saranno piccoli pezzi, a volte folli, a volte solenni, che io ho composto ridendo e piangendo. Che detto così è ancora più criptico. In realtà, qualora volesse scorrere l'indice che qui ho riportato, ma trovate tutto in rete perché queste sono partiture di pubblico dominio e quindi sul sito IMSLP ci sono tutte, in realtà scoprite che lui sta citando questi due signori qua, che sono i fratelli Grimm, che dal 1815 avevano cominciato, le sapete, la prima edizione delle fiabe comincia nel 1812 e si conclude nel 1815, poi andrà avanti per 7 edizioni, avevano cominciato a trascrivere le fiabe tedesche, scoprendo che esisteva tutta una lunga tradizione, e quindi la gioventù di cui parla Schumann nel titolo molto probabilmente non è colui che deve eseguire il pezzo, ma è colui che lo deve ascoltare. In realtà i titoli dei pezzi rimandano quasi sempre, per esempio, il canto del cacciatore, la melodia del cavaliere e via così, e rimandano anche, soprattutto nella seconda parte, a quest'altro signore qui, che è Antoine Galland, come tutti sapete, il primo traduttore delle Mille e una Notte, perché ci saranno anche pezzi di ispirazione ovviamente esotica, tra virgolette, orientaleggiante. Quindi è chiaro che è un album scritto per ascoltatori giovani e non soltanto per interpreti giovani, perché in realtà non c'è niente di facile. E più si va avanti nei pezzi, cioè più ci si avvicina alla seconda parte, che è scritta per i più grandi, ma non capiamo bene se i più grandi sono ascoltatori che quindi sono cresciuti nel frattempo e non sono soltanto gli esecutori, sono pezzi difficili, tutt'altro che pezzi per bambini da eseguire sulle cinque dita. Ovviamente c'è uno che non ho citato, perché bisognerebbe citarlo, ma è complicato, che è Hoffmann. Ovviamente Hoffmann, c'è un lungo rapporto tra Hoffmann e Schumann che non possiamo qui citare, ma è chiaro che dietro c'è un mondo, c'è il mondo della riscoperta della fiaba, c'è il gotico che nasce in Germania, c'è qualche cosa che c'è dietro questi pezzi che dovrebbe spingere anche gli interpreti a stare molto attenti quando li eseguono. Dunque, noi affrontiamo questa melodia. Allora, io, perdonatemi, non sono un pianista, ma quindi vi dovrete accontentare della mia esecuzione. La suono adesso per come la trovate scritta lì. Quindi non faccio nessuna modifica. Suono le prime 4 battute, cioè il primo rigo. Suonato così sembrerebbe, come possiamo dire, proprio quello che ci si aspetta di come dire, una melodia per un bambino. La domanda che chiunque si deve fare è possibile che Schumann, un compositore così grande, così attento, un po' come era Bach, abbia scritto un pezzo veramente così semplice? Allora uno comincia a guardarlo e si insospettisce subito. Dunque, questo è il pezzo. Allora, come vedete, la prima cosa che dobbiamo osservare è ovviamente l'andamento della melodia, che come vedete è chiaramente discendente. Se io unissi, no, le righe che in qualche modo in realtà esistono tra queste note, vedete chiaramente che c'è un andamento discendente, una piccola risalita e poi le prime due battute si chiudono proprio completando la scala. In effetti, la melodia qui
Qui c'è solo un piccolo trucco compositivo, questo, per evitare di fare la cosa ovvia, che in realtà quasi la metà dei compositori avrebbe fatto, questa. Avrebbe fatto la scala, punto, e basta. Ci sono moltissimi pezzi in cui quei trucchi compositivi non esistono e si suona semplicemente la scala. Mi rimanda a una scena famosissima di Amadeus, falsa, ribadisco falsa, in cui il povero Salieri porta una sua marcetta all'imperatore che la suona al clavicembalo, poi naturalmente arriva Mozart e trasforma quella marcetta in un capolavoro facendo cose di questo tipo. La scena è falsa, vi prego, Salieri e Mozart non hanno mai vissuto quella vicenda, però ci dice molto sui trucchi compositivi. D'altronde basta paragonare le sonatine di Cimarosa a quelle di Scarlatti per capire che evidentemente i trucchi servono a qualche cosa, no? Quindi attenzione, la prima parte della melodia è chiaramente discendente, anche la seconda. Qui è ancora più evidente che in realtà le prime due battute sono una scala. Qui la proprio ce l'ha fatta sentire tutta con una sola eccezione. Ha tolto una nota. Sentite, arrivo qui, questo è il Mi, poi c'è un salto, e lo vedete perché rimane uno spazio vuoto. In realtà c'è la nota, non si sente, ma c'è. Poteva fare... No? Che sarebbe stato ovviamente la soluzione anche da un punto di vista tecnico più facile, e invece inserisce un intervallo. Gli intervalli in musica sono degli avvertimenti per gli analisti. È come quando cominciate, quando c'è un intervallo in una scala, bisogna che cominciate a avere, come dire, scatta un meccanismo nell'analista musicale. E ci viene un primo dubbio, perché è possibile che questo pezzo apparentemente così semplice in realtà abbia un intervallo proprio lì, dovevano suonarlo dei bambini. Allora cominciamo a guardare il pezzo. Guardate la mano sinistra, perché la vera chiave di lettura di questo pezzo è la mano sinistra, che è in chiave di violino, quindi in realtà sono due mani che suonano molto vicine, in questo modo. La mano sinistra fa così apparentemente. Poi... alcune soluzioni. Intanto c'è il cosiddetto falso bordone, una nota che vedete al centro, che è proprio il sol, questa che vedete ribattuta sempre uguale, che serve da legame tra tutte le note. Sentite adesso l'accento per farvela sentire. Quindi intanto ha stabilito un punto di riferimento fonico. Poi vado a leggere le note e scopro che le note che canta la mano sinistra sono nell'ordine, ascoltatele, io adesso ve le chiamo, potete segnarle se volete con il vostro lapis, sono sol, fa, mi, do. Le risuono. Sol, fa, mi, do. D'accordo? Ma io queste note le ho già viste. Dove le ho viste? Battuta 3, nella mano destra. A questo punto l'analista comincia ad avere dei sospetti sulla semplicità del pezzo, perché la battuta 1 della mano sinistra contiene le stesse note melodiche della battuta 3 della mano destra. E quindi io vi consiglio di tirare una linea che unisca queste due battute. Oh, fatelo, come se foste, tirate la linea e vedrete che si aprirà una diagonale che unisce quelle due battute. Sentite, se adesso li suono insieme sono proprio le stesse, l'unica differenza è l'ottava. È evidente che il compositore, cioè Schumann, ha anticipato la melodia che sentiremo nella battuta 3 nella battuta 1.
questo punto mi viene il dubbio che anche la battuta 1 della mano destra abbia una qualche relazione con la battuta 3 della mano sinistra, e vado a vedere. Le note della mano destra nella battuta 1 sono Mi, Re, Do. Indovinate un po' quali sono le note della battuta 3 della mano sinistra. Mi, Re, Do. Se io adesso traccio l'alta diagonale, scoprite la figura retorica che sta utilizzando Schumann, cioè il chiasmo. Quindi intanto questo pezzo è costruito su un chiasmo. Nessuno ci avrebbe scommesso una lira, cioè nel senso che se io lo suono come scritto, nel chiasmo, come sentite, non c'è nessuna evidenza. La prima cosa che dovete sapere di un compositore è che non vi fa capire come ha scritto. Se emerge chiaramente come è scritto, vuol dire che il pezzo non suona bene. E invece le complessità devono sparire e non essere visibili. D'altronde, se pensate ai grandi affreschi del 400, ai grandi dipinti del 500, ma persino del 600 a Bernini, voi non la vedete, la complessità di quello che c'è dietro. Non so, pensiamo alla scuola di Atene di Raffaello, per citare un dipinto a tutti noto. Cioè, nessuno si mette lì a fare i conti, a vedere come Raffaello ha costruito tutte le fughe prospettiche, eccetera, 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 eccetera. Ammirate il quadro e fine la trasmissione. E lo stesso accade in musica. Ma non è finita, perché io continuo a guardare questo pezzo e dico, ma che strano, guardate anche il secondo rigo. Mano destra. Sempre sequenze di tre note, in cui al posto dell'intervallo adesso c'è una pausa. Allora io comincio a farmi delle domande, dico, ma come? Un compositore quando fa così ovviamente ha preso delle decisioni. Evidentemente la minima forma costruttiva di questo pezzo è proprio una sequenza di tre note che noi troviamo espressa in maniera chiara solo alla terza battuta. Sol, Fa, Mi. Tutto il pezzo è costruito su questa sequenza. Tutto quello che vedete lungo il pezzo sono varianti di questa sequenza. La cosa interessante è che se io comincio ad analizzare così il pezzo non suona più come l'ho suonato. Vi faccio vedere che succede. Qui succede qualcosa nella mano destra, sinistra. Vedete? Che è l'anticipazione del... Quindi in realtà ci sono delle costruzioni imitative interne che ci fanno riflettere. Ma adesso lo suono. Io ho dovuto interrompere, mettere un ictus, una cesura, ogni qualvolta la cellula fondamentale veniva evidenziata. Prendiamo le battute 3 e 4. Non sono legate. Quella legatura non l'ha scritta Schumann. Quella legatura ce l'ha messa l'editore. Quella che vedete qui sopra, no? Questo arco si chiama legatura di espressione. Ahimè, non ce l'ha messa Schumann. Nel 90% dei casi, nelle partiture, noi troviamo indicazioni che non sono dell'autore, ma che l'interprete prende per buone, perché ovviamente non si mette a fare il lavoro che sto facendo io, e ovviamente suona il pezzo come non è scritto. In realtà qui il pezzo ha un'eleganza estrema, e questo che emerge soltanto al momento in cui noi andiamo a scavare dentro, a fare un'operazione di smontaggio. In effetti, in tutti i conservatori del mondo si fa analisi musicale per insegnare agli interpreti a smontare i pezzi. Questo, per esempio, vuol dire, e lo penso a chi suona gli strumenti ad arco, che qui cambiano le arcate. E una cosa è fare un'arcata unica che fa, e un'altra cosa è farla in due. Sentite com'è diversa la melodia? È radicalmente diversa, è un altro pezzo. E la domanda che ci dobbiamo fare allora,
Come mai, per esempio, nella storia della musica questi elementi formali oggi siano trascurati? Beh, per esempio, perché questi strumenti sono troppo veloci. Schumann non ha mai suonato uno Steinway di questo tipo. Oggi questo pezzo viene suonato così. Ma se voi lo fate sul fortepiano, ahimè, così non suona. Un esempio interessante è stata l'esecuzione di Lang Lang della sonata La minore di Mozart, no? All'inizio, all'inaugurazione dell'Expo, dove Lang Lang ha suonato Mozart come Mozart non avrebbe mai potuto farlo, ma neanche ci sarebbe mai arrivato, perché naturalmente il Steinway è il triplo scappamento e il pianoforte di Mozart, sempre che fosse stato un pianoforte, a malapena tornava indietro il martello, capite? Quindi lo smontaggio intanto ci fa vedere che c'è una forma molto piccola, un'unità su cui è costruito tutto il pezzo, una forma retorica più ampia, il chiasmo su cui sono costruite le prime quattro battute, e basta questo a generare che cosa? La impressione di una sostanziale diversità nell'unità, che è quello che fa un compositore. Lo risuono adesso mettendo in evidenza apposta gli elementi. Qui per esempio, sentite, ci sono di nuovo sol, fa, mi, re. Quindi due volte in ottavi, sempre le tre note discendenti. Quindi la mano sinistra dovrebbe essere eseguita, arrivo da prima. Così, non. Non so se notate la differenza enorme che c'è tra le due pronunce, soprattutto questo, fa mi re. Significa in qualche modo evidenziare proprio gli elementi retorici che sono contenuti nella musica. Questo è stato fatto ovviamente soprattutto con la riscoperta del barocco. La grande innovazione della filologia barocca ci ha permesso di riscoprire questi elementi, queste strutture interne. Lo risuono tutto dall'inizio alla fine. Perdonatemi, io non sono un pianista, quindi tutto scomposto, finalmente il pezzo perde quell'effetto meccanico terribile che invece sembrerebbe suggerito da questo accompagnamento, a questo che non è un accompagnamento, ma sembra un accompagnamento. Ora, se voi avete una qualche dimestichezza con le esecuzioni bachiane degli anni 50-60, penso per esempio a un grandissimo interprete come Carl Richter, vi ricorderete che Bach veniva eseguito col sistema della macchina da scrivere, cioè e via così, oppure ora, con tutto il rispetto per Carl Richter e chiunque altro, è chiaro che all'epoca non avevano gli strumenti per capire, anche i clavicembali dell'epoca in realtà erano moderni e quindi potevano ottenere quei risultati. Ma è ovvio che sarebbe bastato pensare a come suonavano gli strumenti del 1700 per capire che quella musica era apparentemente scritta così, ma andava smontata, e c'erano tutta una serie di convenzioni formali, per l'appunto, che il compositore sapeva che l'interprete era in grado di leggere.
Qui lo vedete, c'è una forma che si sviluppa, abbiamo visto una cellula molto piccola, abbiamo visto come la cellula determina tutto lo sviluppo dell'estensione melodica e come addirittura genera alla fine un pezzo di 6 righe. E quindi in qualche maniera ha generato una forma decisamente più grande. Questo è lo stesso sistema, è un sistema di generazione tematica che serve a creare poi ovviamente strutture decisamente più ampie. Adesso non è importante. Quello che a me interessa è che voi in qualche modo capiate che esiste sempre una relazione tra le parti molto piccole, le parti intermedie e quelle grandi della musica. La musica, per poter suonare bene, deve avere una perfetta concinnitas, per usare la famosa definizione di Alberti. Ci deve essere una perfetta proporzione tra la parte e il tutto, altrimenti non funziona. Ci sono autori che hanno abbandonato questo modo di comporre? Ovviamente sì, ma ci sono anche autori che non lo hanno abbandonato, anche se all'ascolto a noi non appare. Un esempio straordinario è Mahler. Apparentemente le sinfonie di Mahler sembrerebbero non scritte in questo modo, e se invece andate ad analizzare scoprite che sono scritte esattamente così. Non a caso il modello di Mahler non era Beethoven ma era Schubert, che assolutamente è più classico che non lo stesso Beethoven. Insisto su questo tema per farvi capire come però all'orecchio di tutto ciò voi non abbiate assolutamente percezione. Ma così come quando andate davanti alla facciata di una basilica rinascimentale, nessuno di voi si mette a contare in quante sezioni è divisa quella facciata. Se lo fa è perché ha una ragione ovviamente di tipo, è uno studioso, è un appassionato, è qualcosa a che vedere in qualche modo con il suo lavoro oppure con una sua passione. La domanda che invece vorrei che vi faceste è perché non chiediamo agli interpreti di essere così accurati. E questa è un'esigenza che l'ascoltatore dovrebbe avere. Questa esigenza è rimasta solo nell'opera, perché nell'opera lirica c'è una tradizione di rapporto diretto tra l'ascoltatore e l'interprete, e oggi si è riscoperta nel barocco. Ma quasi tutto il grande repertorio, quindi tutto il repertorio diciamo che da Haydn arriva fino praticamente ai giorni nostri, viene eseguito con grande leggerezza, anche dagli interpreti sommi. Perché naturalmente richiederebbe un lavoro di scavo, di approfondimento, che dovrebbe essere il pubblico a richiedere. Io insisto su questo elemento perché vorrei ricordarvi che il pubblico è metà del pezzo. La prima cosa che ci insegna l'album per la gioventù è che l'album è scritto per degli ascoltatori. La forma sta in qualche modo, anche in maniera inconsapevole, nel cervello, nell'anima, nel cuore, scegliete voi dove preferite, dell'ascoltatore. Se non c'è questa relazione tra l'ascoltatore e il pezzo, e l'interprete ne è ovviamente l'intermediario, la stessa forma si perde. Questo accade sempre più spesso. Accade sempre più spesso perché, per esempio, dagli anni 60 in poi è cambiato il modo di far sentire il suono delle orchestre. Un'eccezione è rimasta l'orchestra La Staatskapelle di Dresda, che suona, non a caso, da un punto di vista tecnico, diviso, e non col sistema americano, nel cosiddetto wall of sound, il muro di suono. Se ci pensate, già l'espressione muro di suono dà un'idea di compattezza, ovviamente di grande impatto, ma noi non distinguete i particolari. Devo dire che qui c'è stata l'esperienza, più volte venuta a Bologna alla Staatskapelle, ascoltarla è stata un'esperienza straordinaria, perché quando suonava Strauss, per esempio, voi finalmente sentivate tutte le parti. Mentre di solito Strauss, per citare un musicista molto eseguito in questa città, sembra una specie di grande melting pot. Dunque, spero in qualche modo di avervi aiutato a capire che cos'è la forma in musica. La forma è ciò che mette in relazione l'ascoltatore con il compositore. Esattamente come accade in una statua, in un dipinto o in un palazzo. Nessun architetto, nessun pittore, nessuno scultore presuppone che voi conosciate le regole di buona formazione, il canone di Policleto, piuttosto che appunto le strutture compositive di questo tipo. Ma in qualche modo presuppone che l'ascoltatore o lo spettatore inconsapevolmente riescano a leggere queste strutture. A un certo punto nella storia della musica si è deciso infatti intenzionalmente di distruggerle, come è stato fatto anche nella storia dell'arte.
le arti figurative e delle, anche dell'architettura. Cioè una cosa è un palazzo di Alberti, ovviamente un'altra cosa è un museo costruito da Franghetri, insomma credo che sia abbastanza evidente la differenza. Insisto su questo elemento perché naturalmente noi abbiamo un vantaggio e svantaggio in più, potremmo scoprirla affidandoci all'interprete. E a questo punto capite che il ruolo dell'interprete è un ruolo chiave che non può essere sottaciuto neanche dal punto di vista della capacità di comunicare anche in maniera inconsapevole a chi ascolta come è costruito il pezzo, perché è quello che avrebbe voluto il compositore. Spero di essere stato chiaro e naturalmente se ci sono domande sono a vostra disposizione. Grazie.